Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo video dei miei acquisti Pokémon del mese. Purtroppo è saltato l'episodio di luglio, se non sbaglio, perché l'ultimo episodio risale a giugno. Semplicemente perché, raga, siccome non ho acquistato tantissime cose, non aveva senso fare un video in cui vi facevo vedere solamente due cose. Quindi non credo sarà più un video a cadenza mensile, ma bensì quando raccimolo un po' di cose ve le faccio vedere in un video. Detto questo, possiamo subito partire. Vi ricordo solamente di iscrivervi al canale per darmi tutto il vostro supporto. Ragazzuoli, io partirei da questa bellissima guida strategica e Pokédex ufficiale dei giochi Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Questo ho pagato 5 € al GameStop. Avevano una promozione, questo viene 25 di listino. Ma l'ho pagato 5 €. Questo era sigillato, ovviamente l'ho aperto io a casa perché, raga, a me piacciono troppo le guide strategiche. Poi tutte in rilievo, sono fatte benissimo. Qui addirittura la mappa, scusate, della regione di Kanto. Raga, a me queste cose fanno uscire veramente di testa. Mi piacciono da matti. Qui ci sono, cioè, tutto il Pokédex, tutti i Pokémon uno per uno, le mega evoluzioni, cioè veramente di tutto. Addirittura come usare la Pokéball, tutti. Mamma mia, stupende, veramente stupende. Questa qui è la prima, quindi partiamo abbastanza lentamente. Dopodiché, ragazzuoli, eccoci qui. Questo mese è stato caratterizzato soprattutto dall'uscita di Evoluzioni Etere e dalla collaborazione tra Pokémon e il McDonald's per il 25esimo anniversario, ovviamente. Tutti abbiamo fatto la corsa agli Happy Meal per cercare di accaparrarci le bustine che venivano date con gli Happy Meal. Io sono riuscito a prenderne 12, ma perché, raga, nello stomaco di più non ne entravano, ho fatto mangiare tutta la mia famiglia Happy Meal per una sera. Io ne ho presi 11, 12, scusate, uno l'abbiamo aperto e ci abbiamo trovato questo bellissimo Bulbasaur Mint, perché sto vedendo che parecchi ne escono, parecchie olografiche sono rovinate, invece questo fortunatamente è completamente Near Mint. Mentre i pacchetti purtroppo me li hanno dati tutti verdi. Avrei preferito di tutte e quattro le colorazioni, però mi accontento anche di tenerli. Non li aprirò, non penso di aprirli perché li vorrei tenere sigillati perché è un evento veramente più unico che raro, il 25esimo, una collaborazione McDonald's e Pokémon di questo genere. Quindi vorrei tenerli perlomeno sigillati. E questo è il Bulbasaur che abbiamo trovato. Dopodiché iniziano misto tra collaborazioni e acquisti per quanto riguarda il canale YouTube. Quindi partiamo subito con il primo pacchetto. Questo ce l'ha mandato Cyberfabio su Instagram e ci ha mandato due kit pre-release, stavolta con un pelino di ritardo, quindi non sono riuscito a portarli precedentemente all'uscita del set. Quindi ce li apriamo comunque per spacchettare le sfide strategiche perché ve le stavo portando di ogni set. Stavolta ne abbiamo due, non quattro. Però speriamo comunque di trovare delle buone promo. A me piacerebbe tanto Articuno perché tra i tre uccelli leggendari è quello che mi piace di più nelle versioni di Galar. E poi cercare di sbustare qualcosina negli otto, perché sono 4 e 4, nelle bustine all'interno. Perché raga, come sapete, se mi seguite da un pochino su YouTube, io sono veramente sfigato nei kit pre-release. Alcuni video sono stati totalmente un fallimento, nel senso che non ho trovato veramente nulla, altri solamente qualche V, ma in 16 e più bustine. Quindi speriamo in 8 bustine di trovare qualcosina. Devo allargarmi un pochino perché adesso vi sto per far vedere una cosa abbastanza ingombrante. Eccoli qui. Mi sono comprato questo mese, inizio agosto se non sbaglio, comunque per chi mi segue su Instagram questi già li ho fatti vedere da un ragazzo. Mi sono comprato uno stock di manga Pokémon La Grande Avventura, questa è quella stampata da J-Pop, sì. E sono veramente belli, raga, io ho quasi finito di leggere il primo volume. Li vengono venduti a cofanetti, ma non serve che li prendete, io li ho presi tutti insieme perché li vendeva tutti un ragazzo, quindi un privato su internet. Ma ci sono anche su Amazon, potete comprarli direttamente a cofanetto se volete comprarli piano piano. A me ne mancano ancora 5, se non sbaglio 6, perché arrivano al 19. Per il momento ho i primi 13. Abbiamo l'1, il 2 e il 3, che sarebbero in pratica rosso, blu, verde e giallo. Abbiamo il 4, il 5 e il 6 che sono oro, argento e cristallo. Il 7, l'8 e il 9 sono rubino e zaffiro. E poi qui abbiamo rosso fuoco, verde foglia e smeraldo. Mi manca ancora diamante e perla,
platino, eccetera. Comunque questo è stato un bel acquisto, se non sbaglio ho pagato tutto sugli 80 euro, compresa di spedizione, raga, quindi veramente un acquistone perché sono tenuti da Dio e sono tutti incelofanati, uno per uno, raga, hanno tutti la protezione, quindi sono stato veramente contento. Ok, raga, li ho tolti tutti i manga perché occupavano veramente tantissimo, però ve li consiglio veramente tanto, raga, perché è un modo diverso se non l'avete mai letto e se non, come me, non siete abituati ai manga, perché non ho mai letto manga, perché non mi fanno impazzire, non sono un fan dei manga, però mi avevano, più di qualcuno mi aveva consigliato appunto di leggerli perché sono veramente scorrevoli, non sono neanche tanto, tanto spesi, sono scorrevoli e diciamo raccontano i Pokémon in maniera diversa perché levano tutte quelle censure tra virgolette che gli anime sono costretti a mettere perché comunque vengono guardati dai bambini eccetera. Quindi qui vediamo i Pokémon un po' più crudo, se così si può dire, però veramente molto molto belli. Dunque, passiamo alle cose un po' più cicciotte da spacchettare. Per quanto riguarda la collaborazione con SteakCollection.it, ci ha mandato i due Elite Trainer Box diversi, ovviamente con tutte le evolution sullo sfondo da spacchettare, quindi questi ce li apriamo penso con Lucrezia, facciamo metà di uno e metà dell'altro, quindi 4 pacchetti io e 4 pacchetti lei di ognuno, così da farci almeno due video perché non vorrei bruciarli tutti e due in un video solo. Non vedo l'ora, raga, perché la gente vedo che sta sbustando come gli indemoniati e qualcosina si trova, non sempre. Sono pieni, però le carte buone dentro ci sono. Questo set è veramente molto importante. Spero vivamente, raga, di trovare qualcosina perché in questo set veramente c'è il mondo. Se ci avevano fatto, come si dice, venire l'acquolina con le alternative in regno glaciale con evoluzioni eteree, è veramente da perderci la testa. L'ultimo pacchetto invece che devo farvi vedere, se non sbaglio perché ho un macello qui intorno a me, non vedo più acquisti, sì, quindi questo è l'ultimo che devo farvi vedere, ha a che fare con quei tre Charizard VMAX lì sul fondo, ma non solo perché interesserà anche queste due perle della mia collezione, Pokémon Verde Foglia per il Game Boy Advance, raga, tutto completo, boxato, e Pokémon versione perla del Nintendo DS. Ancora sigillato, raga. Queste sono veramente pezzi che ho comprato addirittura prima di riniziare a collezionare Pokémon, prima di Instagram, prima di YouTube. E ci sono veramente molto affezionato. Quindi, siccome ci sono così tanto affezionato, non potevo non prendergli un case per proteggerli. Ed eccoci qui con la collaborazione con Hobbybox Case, ragazzi, ringrazio Frank che è l'intermediario tra me e Hobbybox Case, veramente molto gentile e disponibile, ragazzi. Avete tutto in descrizione, quindi tutto quello che vi faccio vedere, come sempre, vi dico dove lo compro, da chi lo compro e se ne vale la pena. E io con questo ragazzo, già il secondo pacco che mi manda, e i case sono veramente favolosi. Li potete vedere anche lì sullo sfondo, quei due VMAX e i tre videogiochi sullo sfondo, ma comunque ci sono i video appositi qui sul mio canale, quindi andatelo a recuperare che vi mostro i prodotti proprio in maniera più dettagliata e vi spiego anche come montarli. Detto questo, facciamo un po' di spazio perché io li devo montare. Ovviamente o vi velocizzo o taglio direttamente il montaggio, perché sarà un pelino lungo, quindi non voglio annoiarvi troppo. Però vi faccio vedere poi come dovrebbe diventare il tutto. Eccomi, raga, ho dovuto tagliare veramente un botto perché ci ho messo un casino. Non avevo calcolato che dovevo anche smontare i due Charizard lì dietro, quindi ci ho messo un boato di tempo. Comunque, qui abbiamo il case protettivo per verde foglia e di qua abbiamo quello per perla. Raga, ma vedete un cavalletto qui perché il pezzo forte di questo video è sicuramente il case protettivo per i miei tre Charizard VMAX, un case che li abbraccia tutti e tre, ragazzi. Una sorta di mini teca per questi tre capolavori degli ultimi set. Raga, veramente stupendo. Penso che sia il nuovo sfondo per i prossimi video perché è veramente bellissimo. Raga, avete tutti i link in descrizione. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo unboxing. Ciao ragazzi!